Buona giornata a tutti. Chi vi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco. Prova a parlare, Francesco. Sì, mi sentite? Vi saluto. No, guardi. Non ci sentono, Francesco. Non mi sento, non mi ricordo. No. Metti là. Vediamo un attimo, prova adesso. Sì, saluto tutti gli ascoltatori. Siamo sempre qui come ogni giovedì per la nostra trasmissione. Questa è la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo, che va in onda ogni giovedì. Io vi ricordo, sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, è Piazzale Parmesan 8 Marghera, e vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casella postale 53 Marostica Vicenza. Oggi in programma c'era il chiedersi il perché delle cose nel crogiolo del male, e c'era un po' di rassegna stampa che ormai ne ho accumulato mezza tonnellata. In realtà non faremo niente di tutto questo, perché è successo una cosa grossa, importante, brutta anche. Grave anche. Grave. No, ma neanche grave, sono quelle cose che succedono nei cammini. Però è necessario anche da questa esperienza trarre dei principi etici, cioè trarre quelli che sono la nostra moralità, insomma, quello che è il nostro modo di porsi davanti al mondo. Perché in questo tipo di cose io penso, sono convinto che succederanno sempre. Cioè ci sarà sempre dei problemi che arrivano, delle cose su cui si contava e che dopo vengono tagliate. Come tutti sapete, io sabato dovevo essere in una libreria di Treviso a tenere una conferenza che avevo annunciato un ciclo di conferenze, anzi Halloween, Saturnali e Lupercali, dove dovevo spiegare alcuni, illustrare alcuni libri, i fenomeni premorti interpretati da stregoneria dal paganesimo politeista. Dovevo spiegare ciò che porta a diventare eterni nella religione romana, l'antica Roma, e i concetti del paganesimo e della stregoneria in questo. E invece quella conferenza non ci sarà. Ripeto, la conferenza a Treviso non ci sarà. E in questa trasmissione parliamo perché non ci sarà la conferenza di Treviso. Se Gentilini mi toglie la sala, dico, Gentilini è un testa di cazzo, cioè Gentilini è un disgraziato. Benissimo, faccio un esposto alla Procura della Repubblica, perché Gentilini è un funzionario pubblico e mi impedisce di parlare pubblicamente. Poi la motivazione che aveva utilizzato, dicendo che in sala pubblica non si può parlare di paganesimo, mi sembra abbastanza pesante e pericoloso dal punto di vista della libertà di espressione. La stessa cosa faccio per Bologna. Gentilini, non so, è leghista, mi sembra, no? E Bologna credo che sia di esse, può darsi anche di qualche altro partito, ma non ha importanza. Mi si toglie la sala, è un luogo pubblico, si usano dei pretesti e faccio una denuncia. Cosa diversa invece è quando la sala è di un ente privato, è di un'azienda, di una ditta, di un... E cosa ancora peggiore, quella che fa veramente male, è quando chi ti fa una porcheria del genere è una persona con che ritenevi un grande amico, anzi ritenevi degli amici e con i quali avevi lavorato assieme, avevi camminato assieme, avevi fatto anche delle piccole cose assieme. Questa è la cosa che fa veramente male, perché fa male. Non tanto perché ti viene tolta la sala... Fa male perché c'è un cambio di velocità, c'è un cambio di velocità nella persona soggettiva che porta a disprezzare tutto il lavoro, tutto l'assalto al cielo, tutta la forza di libertà che noi abbiamo fatto. Voi ci sentite per radio, no? Ci sentite quello che noi diciamo, quello che noi intendiamo fare, quelle che sono le nostre intenzioni, quelle che sono le nostre idee nel vedere il mondo. E per radio voi ascoltate delle cose. Normalmente quando delle persone parlano come noi vengono considerate un po' come degli utopisti, dei pezzenti. C'è delle persone che non hanno niente altro da fare che venire qua in radio a parlare di puttanate, fra virgolette. E noi continuiamo a fare questo. E a noi si avvicinano delle persone, cioè si avvicinano delle persone a cui magari piace i vari aspetti di quello che parliamo. Può piacere l'aspetto sociale, l'aspetto magico, l'aspetto pagano, l'aspetto delle divinità, l'aspetto filosofico e così via. Cioè si avvicinano persone che afferrano vari aspetti di quello che noi diciamo. E finché quelle persone non sono messe in discussione, cioè finché quelle persone cominciano a sentire il discorso che noi facciamo, va bene.
quando quelle persone cominciano a vedere che è possibile non guadagnare sopra, però che è possibile staccarsi, che è possibile avere una faccia diversa con cui presentarsi nel sistema sociale, reputano gli altri dei pezzenti, cioè reputano gli altri delle persone da disprezzare. Cioè, in fondo io guadagno, io divento padrone di qualcosa e tu sei il pezzente che continua a parlare di idee, parlare di cose senza guadagnarci niente. Questo è un atteggiamento psicologico che viene un po' a instaurarsi nelle persone. Io ho memoria di questo, per esempio, nei gruppi della sinistra extraparlamentare degli anni 70. C'era moltissima gente che faceva lotte, era dura, sembrava che spaccasse il mondo. Come invece riusciva a avere, non so, diventava, vinceva il concorso per professore, eccetera, e diventava immediatamente, cambiavano, cominciavano a pensare ai problemi della scuola, dopodiché non erano i problemi della scuola come ente sociale, erano i loro personali problemi. E questi cambiamenti io li ho sempre visti, tutto sommato. Noi come pagani abbiamo una regola essenzialmente, la soggettività è importante, cioè chiunque viene da noi, chiunque vuole parlare con noi, vuole discutere con noi, si presenta da noi, viene accettato per quello che lui rappresenta. Cioè, noi non chiediamo la carta d'identità, non chiediamo le intenzioni, non chiediamo tessere di iscrizione, tantomeno vogliamo che girino soldi senza senso, insomma. Cioè, noi non chiediamo nulla a nessuno. Uno viene e mi dice: io sono Napoleone, e per me quello si chiama Napoleone, cioè nel senso che accetto qualunque cosa e qualunque tendenza possibile. Perché? Perché vi ho già detto, nel paganesimo la ricchezza del paganesimo sta proprio nella soggettività delle persone, per cui non chiediamo cosa le persone vogliono, noi pratichiamo il nostro intento e camminiamo assieme. Ora, succede che però quando una persona ti presenta delle cose, su quelle cose fai affidamento, cioè su quelle cose veneri fede, cioè adori fede, cioè lui dice di fare quelle cose, io l'ho verificato e ho fede che lui quelle cose farà, cioè non ho problemi di mettere in discussione questo. Quello che subentra poi è il cambiamento, cioè quando una persona dice le cose che tu hai fatto a me non me ne frega niente, le cose che faccio io sono importanti, o tu fai quello che voglio io, o tu da me non hai quello che io ho concordato con te di darti. E il problema che si è verificato è appunto con la libreria Sottomondo a Treviso. Cioè, la libreria Sottomondo è stata fatta da due persone che erano vicino a noi, due persone sono state accettate per quello che erano, hanno fatto quello che hanno desiderato fare, hanno proposto quello che loro volevano proporre, hanno seguito quello che loro volevano seguire. Non è stato mai stato chiesto di fare niente. Anche perché, ripeto, fra noi non esistono tessere, non esistono iscrizioni, non esiste chiedere la carta d'identità, non esiste chiedere di fede. Da noi potrebbe venire tranquillamente la Digos dicendo voglio stacco gli altri pagani, e magari non ci dice che la Digos dice sono Roberto, e Roberto della Digos sarebbe tranquillamente fra di noi, magari dopo ci scoccerebbe un pochino scoprirlo, però cioè, nel senso che a noi altri non ce ne frega niente, cioè non abbiamo nulla da nascondere, ma proprio talmente nulla da nascondere che chiunque può venire da noi. Chiaramente in queste condizioni siamo scoperti, nel senso che chiunque può tirarci dei bidoni, e succede appunto che queste due persone si sono aperte la libreria e si sono aperte la libreria affermando che quella libreria doveva diventare un punto d'incontro per tutti quelli che avevano delle idee similari o comunque delle idee antagoniste. Anzi, vi ricordo cosa era stato scritto nei volantini che ci avevano fatto da loro. Cioè, nel senso che quella libreria era una libreria che serviva anche per scoppiati, gli emarginati, per trovare tutti i materiali che avessero ritenuto, questo è Sottomondo, dicevano, una libreria che vuole essere una vitale fonte di informazioni per anarcoidi, sopravviventi, iconoclasti, scoppiati, autoemancipati, investigatori, ricercatori, ed anche per chi è solamente incuriosito da ciò che è strano, arcano, bizzarro, unico e diabolico.
Qui dentro troverete testi controversi, inusuali, alcuni dei quali non sono mai stati in una libreria fin da ora. Cioè, queste erano le, sto leggendo il volantino della libreria, il volantino ufficiale della libreria. Queste erano le premesse, e a queste premesse noi ci siamo adeguati. Avete sempre sentito per radio che io parlavo di questa libreria come di un importante punto d'incontro, una cosa che avremmo effettivamente costruito. Cioè, anche se non avevamo degli interessi interni, la sentivamo anche un po' nostra, cioè un luogo nel quale potevi entrare tranquillamente, potevi parlare, discutere e venire via. Per cui, cosa è successo? È successo che mi ha telefonato il proprietario della libreria dicendomi questo: mettiamoci d'accordo per un ciclo di conferenze. Io sono andato da lui, ci siamo messi d'accordo per un ciclo di conferenze, ho preparato un volantino che è stato concordato e non c'era nessun problema fino a poco tempo prima, finché a un certo punto si è messo in moto il meccanismo e qui comando io e questa è casa mia. Cioè io faccio la pubblicità che voglio, faccio la pubblicità come voglio, faccio la pubblicità dove voglio, solo io lo faccio. Cioè in pratica questo personaggio, questa libreria, stava tentando di egemonizzarmi. Cosa significa questo? Significa praticamente che tutte le passioni di tutti gli altri pagani che ci stanno attorno, e non faccio i nomi, ma di quelli che andavano in giro a mettere i volantini dicendo guarda che c'è sta roba qua, veni a ascoltarla, quelli che inviavano dicendo guarda veni a ascoltare, insomma stiamo presentando delle idee, quelli che addirittura si stavano preparando anche per fare un dibattito anche abbastanza acceso, cioè tutte queste persone sono state tutte insultate. Cioè questa persona nel tentativo di prendere in mano il controllo e la gestione praticamente della mia persona alla fin fine, perché di questo si tratta, non di altro, cioè sono io che lavoro maggiormente per costruire il pensiero, Francesco lavora un casino anche lui per costruire il pensiero, però essenzialmente diciamo così che il mio è più lineare, più vendibile, diciamo in quei termini insomma. Questa persona ha messo in moto quei meccanismi e a un certo punto quando ha saputo per via indiretta, perché qualcuno si è informato che qualcun altro aveva fatto dei fax, stava interessandosi per far venire fuori la conferenza, mi ha telefonato. La libreria Sottomondo mi ha telefonato a casa per un volantino spedito da qualcuno, non ha importanza chi, a qualcun altro non ha importanza chi. Beh, casomai su come... No, vabbè, vai dopo al limite. Dicendomi che queste cose non si fanno, queste cose sono solo provocazione, queste cose non devono essere, lei non sta bene, queste cose, dunque la mia conferenza era annullata. Mettete un attimo nei panni, sono mesi che io sto pubblicizzando questa libreria, sono mesi che vi sto dicendo che è una cosa nostra, sono mesi che i ragazzi si stanno dando da fare per questa libreria, cioè sono mesi che noi lavoriamo proprio per costruire questo centro e per informare che esiste questo centro. Bene, vi ricordo, ricordando una cosa, che non può esistere socialmente il concetto di provocazione nell'andare a dire a qualcuno io manifesto le mie idee. Cioè se io vado da qualcuno e dico io ho intenzione di manifestare le mie idee, non esiste il concetto. Cioè io posso andare da Voitila e dirgli, beh, chiaramente non posso violare il domicilio, però in teoria posso andare da Voitila e dirgli io intendo diffondere la stregoneria. Bene, Voitila non si può permettere di essere provocato, di ritenersi provocato, perché io manifesto le mie idee. Proprio è una cosa che non esiste proprio. Esiste una variabile di questo ed è nel sistema educazionale cattolico. Cioè il sistema educazionale cattolico, siccome la funzione sociale, il funzionario sociale, il prete, il funzionario politico, eccetera, non è un lavoro, ma è una funzione ad personam, cioè la persona è il padrone, la persona è il prete, la persona è il papa, la persona è il poliziotto, la persona è il magistrato. Allora se tu dici qualcosa contro la persona, tu fai da provocazione. Ma questo appartiene al modo di pensare monarchico, cioè appartiene al modo di pensare di 70 anni fa.
Oggi come oggi, un poliziotto è un poliziotto solo ed esclusivamente nella misura in cui esercita le mansioni di poliziotto. Dopodiché, se mi attraversa la strada e mi fa un lo mando a quel paese, è vero che non dovrei mai mandare a quel paese nessuno, però mando a quel paese una persona, non il poliziotto. Cioè, voglio dire questo, non esiste nel nostro modo di vita la possibilità di provocare qualcuno dicendo io manifesto le mie idee. Questo non esiste proprio. Però esiste questo nell'educazione cattolica, cioè il cattolico si insegna che tu al prete devi, col prete devi essere rispettoso, devi parlare in un certo modo, si insegna che al magistrato tu devi parlare in un certo modo, e non è vero, perché si può pretendere che il magistrato capisca il modo con cui tu parli, e il sentimento, e vi assicuro che l'ho sperimentato personalmente. Per cui non esiste questo. Allora, tirar fuori una scusa del tipo si fa della provocazione solo perché qualcuno ha detto c'è una conferenza, si fa una conferenza, è una scusa che non sta in piedi. Cioè, c'era la volontà effettiva del nostro amico Davis e della libreria di rompere ogni tipo di rapporto per riuscire ad inserirsi in una Treviso bene con delle credenziali diverse. E secondo questo modo di pensare, è lo stesso modo di pensare che hanno gli scafisti albanesi, che pigliano la gente, gli immigrati, li buttano in mare, però ci guadagnano sopra. Cioè, sono quei personaggi che lavorano sulla miseria, perché tanto la miseria, bene o male, qualcosa gli circola, poi alla fine la miseria fa schifo. Cioè, in effetti, parlare di libertà, parlare di costruzione del futuro, eccetera, quando uno si vuole inserirsi in un ambiente bene, in effetti fa schifo. Per cui è bene non parlare di libertà, è bene non parlare di costruire il Dio che c'è dentro, perché questo può provocare il prete, perché questo può provocare la persona bene, perché questo può provocare l'ammanigliato. Bene, questa è la cosa che ci è successa a noi, ed è la cosa più schifosa, più squallida, più sporca e più viscida che ci poteva succedere. Io non sono incazzato, sono semplicemente nauseato rispetto agli amici della libreria Sottomondo, ma sono letteralmente nauseato di questo. E da quando è stato saputo la cosa, alcune persone non sono più andate in libreria, dovevano andare, non sono andate. Io non vi chiedo, non chiedo ai radioascoltatori di non andare in libreria, chiedo soltanto di ricordarsi che quella libreria non rappresenta più niente. Tant'è che il giorno dopo, martedì, io sono andato in libreria, ho ritirato tutti i miei libri, per cui non troverete più niente in libreria di mio, e ho troncato ogni tipo di rapporto con la libreria. Quello che voglio dirvi ancora un'altra cosa, esistono alcune persone che hanno scritto e sono messi in contatto con la libreria per avere i libri. Quelle persone riceveranno gratuitamente da me i libri e con le mie scuse personali anche. E non si preoccupino se hanno dei timori nel fatto che io ho i loro indirizzi, una volta che gli ho spedito il materiale, io gli indirizzi li distruggo. Per cui non rimarrà traccia dei loro indirizzi, se questo è il loro timore, visto che hanno scritto in libreria anziché a me. Se hanno questo timore, dopo sarà distrutto l'indirizzo, per cui non abbiate assolutamente problemi, che nessuno vi romperà mai le scatole, e quelli che hanno avuto rapporti con me lo sanno perfettamente, insomma. Francesco, se vuoi continuare tu, io penso di aver detto tutto stomacato. Io ho parlato soltanto per telefono con quelli degli amici, almeno spero di poterli chiamare ancora così, della libreria Sottomondo. E in una di queste sere con altri soci dell'istituto andremo a parlare con loro per chiarirsi di persona questa cosa. Devo dire che la cosa mi ha molto dispiaciuto e la trovo incomprensibile, anche perché il pretesto utilizzato per annullare la conferenza è un pretesto che io trovo assurdo e veramente ridicolo. Posso capire che gli amici della Libreria Sottomondo ci avessero detto: guardate, siete impresentabili e noi vogliamo fare la nostra attività, di conseguenza ognuno per la sua strada. Io questo l'avrei preferito, ma a me piace la chiarezza, la sincerità, l'amicizia, e di conseguenza questa cosa non mi avrebbe ferito, ma l'avrei considerata un atto di onestà, un comportamento corretto nei miei confronti, nei confronti anche degli altri soci dell'istituto, di chi collabora con l'istituto. E questo è successo perché? Perché noi dell'istituto abbiamo sempre avuto, volete chiamare un pallino, una deformazione, che è quella della massima informazione sulle nostre attività.
E noi quando organizziamo una conferenza, gli inviti siamo abituati a mandarli a tutti. Non facciamo discriminazione, non li mandiamo solo a quelli che pensano come noi o che ci sono vicini o che dicono sì, sono d'accordo con loro. La mandiamo anche agli altri, ma non per un atto di provocazione, per un atto di informazione, perché qualsiasi iniziativa che viene fatta da tutti viene pubblicizzata. Siccome le nostre iniziative danno fastidio alla Chiesa Cattolica, ai preti, ai vari gruppetti che ci sono di cristiani, perché parlare di paganesimo, di stregoneria è una cosa dura per loro, perché non è ammissibile, non è tollerabile, questa cosa appunto noi facciamo un atto di informazione. Voglio ricordare che quando ogni conferenza è stata sempre è stata appunto preceduta da volantinaggi nelle città, è stata preceduta da invio di bollettini, da invio di inviti. Per la conferenza, ad esempio, di Vicenza, fatta in un luogo che con lui non aveva nessun legame né di amicizia né di collegamento, di niente, che era una stazione neutra, ci hanno ospitato, hanno chiesto di prima dell'inizio della conferenza di spiegare il motivo per cui noi venivamo ospitati e di chiarire la differenza tra noi e loro. A noi questo ci è andato benissimo. Benissimo. Il problema è sorto con Treviso perché sono stati inviati dei fax a carico dell'istituto, tra l'altro, cioè, di conseguenza loro non avevano solo una pubblicità, sono attivate di fax ai giornali, alle televisioni locali, alle scuole, e tra l'altro sono state scelte in maniera casuale, cioè nel senso che il computer seleziona un certo alcune decine di indirizzi di Treviso che hanno il fax e li mandi. Di conseguenza non c'è nessuna intenzione. Uno di questi fax, a quanto mi ha detto Davis, è arrivato al proprietario agli studi, e lui si è avuto una telefonata. Lui mi ha detto che ha telefonato uno del proprietario degli studi, io questo non lo posso verificare, ripeto quello che mi è stato detto, e ha chiesto che cos'è sta storia della stregoneria, posta in forma di domanda. Io sono abituato a sapere che le persone possono essere curiose, possono essere così smarrite, possono dire ma non avevo mai sentito questi argomenti, queste tematiche. Di conseguenza per me poteva essere anche una telefonata di una persona incuriosita, stupita della cosa, meravigliata, che voleva chiedere delle informazioni. Di fronte a questo, solo perché uno chiama dal proprietario degli studi, da quello che mi hanno detto, perché io questo non lo posso verificare, e chiama e chiede qual è questa storia della stregoneria, uno si sente in colpa, che per me il senso di colpa non esiste, si sente smascherato, non so di cosa, si sente spaventato, mi chiama, mi chiede il numero telefonico di Claudio e annulla le conferenze. Io trovo questo comportamento veramente assurdo, perché noi avevamo sempre stabilito un comportamento ben chiaro, cioè nel senso che tra l'altro quelli della libreria non sono neanche soci dell'istituto, sono collaboratori, hanno collaborato con traduzioni. Di conseguenza, cosa succede? Che mi dicono la conferenza salta. Io chiedo il motivo, chiedo il perché, chiedo il per come, perché mi sembra strano fare delle persone che avevo sempre avuto delle persone amiche un simile comportamento. Dico, cosa facciamo? Noi cerchiamo soltanto di aver informato, cioè io non penso che la libreria ne abbia trovato un danno, perché noi che siamo ospitati, che dovevamo essere ospitati in libreria, facciamo della pubblicità a una conferenza che tiene Claudio e che tiene l'istituto. Noi come siamo andati alla libreria sottomondo, in altre parti ci siamo andati perché ci hanno dato lo spazio, di conseguenza non siamo mai creato il problema. Abbiamo parlato anche nei locali della radio, perché la radio ci ha dato la possibilità. Di conseguenza noi non chiedevamo assolutamente niente. Al di là dice Dio, quello che noi stiamo esponendo è la cosa più pulita, più corretta e più bella, se volete, che sia mai esistita in questo paese da 10 anni a questa parte, nel modo più assoluto e categorico. Perché una cosa così limpida, così pulita come trascendenza, come modo di affrontare la vita, come modo di costruire la vita, in questo paese non c'è mai stato. Scusa un attimo, ma non avevo il microfono aperto, per cui nessuno ha sentito quello che devo dire. Vai tranquillo. Sì, purtroppo Claudio non aveva il microfono aperto, aveva fatto alcun commento. Vuoi limite ripeterlo per gli ascoltatori? Che al di là di quello che i cattolici possono pensare che ci sia dietro a quello che noi diciamo, quello che noi stiamo parlando in questo momento, la filosofia che stiamo esponendo, e quello che noi stiamo facendo, è la cosa più limpida e più pulita che esista in questo paese da almeno 10 anni a questa parte, sia come pensiero, sia come articolazione del pensiero, sia come modo di vivere, sia come modo di affrontare il mondo. Perché non esiste una cosa più limpida di questo, perché tutto il resto è solo una porcheria. Cioè chi ci attacca in realtà deve inventarsi delle porcherie. Sì. Difatti, su questo discorso,
per una motivazione del genere che veramente non ha valore, non ha fondamento, non ha significato, posso non ha significato, io mi sono trovato veramente spaesato, mi trovo incomprensibile. Ho parlato anche con altri amici dell'istituto e anche loro sono rimasti meravigliati, cioè perché della inconsistenza della motivazione, perché è venuto a mancare un rapporto di fiducia che c'era con loro, perché io avevo fiducia in loro, mi reputo, spero di reputarmi ancora amico, dopo i chiarimenti che ci saranno di persona con noi e gli altri, però non lo trovo veramente assurdo il dover ricorrere a simili mezzucci, a simili sistemi. Una cosa che noi abbiamo sempre detto è quella della sincerità, cioè io alle persone non do mai dei giudizi, io le accetto per così come sono, io non dico a una persona mi andresti meglio se tu la pensassi in questa maniera o se ti comportassi in questa maniera. Io sono abituato ad aver avuto moltissime persone intorno a me e a tanti amici, e li ho sempre accettati per quello che erano, sapendo quello che potevano dare, quello che potevano fare e quello che volevano fare. E questo a me andava bene. Se a me non andava bene, dicevo, ma la tua amicizia non mi interessa e vado per la mia strada. La radioascoltatrice che ha appena telefonato adesso mentre stavi parlando, no? E che ha detto, ma non ti sei accorto dell'inganno? E il punto è questo. Cioè, non è che ci fosse stato un inganno premeditato prima. Cioè, le persone che sono arrivate erano delle buone persone. Cioè, quello che è la media delle persone di oggi erano delle persone a posto. Cioè, hanno avuto un cambiamento progressivo e abbastanza repentino. Quando io vi ho fatto il discorso, 4 settimane fa, credo, quando vi ho parlato che un pagano deve imparare a camminare in mezzo al fuoco e addirittura deve anche riuscire a nutrirsi del fuoco. Bene, io vi ho parlato di questo proprio perché alcuni discorsi strani mi erano arrivati, cioè ormai c'era il sentire di queste cose. Però nello stesso tempo, nella misura in cui si accetta la forma per come appare, cioè io decido di accettare le persone per come le persone mi appaiono, anche se hanno qualcosa di strano, anche se mi stonano, anche se qualcuno potrebbe anche pucciare, però questa è la decisione che ho preso ed è giusto che sia così, anche perché non sempre la forma è uguale alla sostanza e non sempre ciò che si legge della sostanza attraverso la forma è esatto. Cioè la sospensione del giudizio va sempre fatta, anche perché non sappiamo come sono i cambiamenti progressivi, per cui va sempre sospeso il giudizio. Vi ripeto, se viene un poliziotto la dico, secondo me, può tranquillamente sapere tutto, fa quel cazzo che vuole. Vabbè, mi scoccerebbe dopo aver saputo un poliziotto la dico, insomma, tutto lì, insomma, non né più né meno. Sì, appunto, io voglio ricordarmi questo discorso e dire chiaramente, cioè, noi addirittura per evitare equivoci, e abbiamo fondato l'istituto con un certo numero di soci e abbiamo deciso di non fare le tessere proprio perché non vogliamo essere un partito, un'organizzazione, un movimento, qualsiasi cosa. Abbiamo costituito un istituto per motivi burocratici, per motivi di organizzazione nostra, di chi partecipava, e non abbiamo mai chiesto a nessuno di diventare socio, neanche a Claudio, che ci conosciamo da anni, gli abbiamo detto fatti la tessera dell'istituto, cioè che pure sono anni che trasmettiamo assieme, ormai sono 2 anni questa trasmissione, non mi ha detto Claudio, non penseresti di farti la tessera dell'istituto? Sì, cioè, no, io non esiste proprio, oppure può esistere anche, però. Sì, ma fra il nostro rapporto di amicizia non c'è mai sotto questa necessità di dire no, guarda che non possiamo fare la trasmissione assieme se non sei socio dell'istituto, o lui metto, io ho fondato un'organizzazione e se non fai la testa la mia organizzazione non puoi trasmettere assieme a me. Cioè, non è mai esistita una cosa del genere. Cioè, anche sulle iniziative, noi abbiamo l'abitudine, ad esempio, fra noi soci, che delle persone prendono delle iniziative e poi vengono dette dopo come le sono fatte. Prendo il caso, ad esempio, anche dell'evocatio che ha fatto Alberto, di cui l'ha citata Claudio l'altra volta. Quella è stata un esempio, un evocatio che un socio ha creato, ha sviluppato, ha diffuso con l'appoggio dell'istituto dopo che se l'ha comunicato. Ma essendo un rapporto di sincerità, di coerenza, di conoscenza, di amicizia, è un rapporto continuo, non avendo nulla da nascondere ed essendo le persone con intenzioni oneste e sincere verso gli altri, si sa che l'altra persona può prendere una simile iniziativa. C'è la fiducia verso gli altri, di conseguenza si va avanti. Sì, ma poi pensatevi un attimino una cosa. Le persone che vengono, si avvicinano a noi, sono comunque delle persone che hanno una loro sensibilità per il mondo e bene o male, insomma, hanno capito che c'è qualcosa che non quadra. Per cui sono persone che stanno cercando qualcosa, stanno cercando degli strumenti attraverso i quali capire, costruirsi, fare, no? Per cui troviamo tutte le diversità possibili e immaginabili. E non si vanno bene le diversità. Troviamo dall'anticlericale che gli piace il nostro anticlericalismo,
troviamo il pagano romano che gli piace quello, troviamo il quello che studia magia che vuole capire come è la nostra magia, troviamo quello che ha la percezione che ha avuto cose strane. Cioè noi troviamo tantissime persone completamente diverse una dall'altra e noi non ci possiamo permettere di dire tu devi fare questo, anche lo stesso modo di rapportarsi. Anche perché ti portano qualcosa che ti può essere utile soprattutto. A parte il fatto che è uno dei nostri principi basilari, ma anche il modo di rapportarsi col mondo, chi vuole sapere potrebbe impedire al poeta lucente di mandare via le sue lettere contro esatto. i preti e ai preti anche, sì, sì. cioè i suoi sberleffi, cioè, lui appartiene a quella che è l'anticlericalismo militante di un cinquantina di anni fa, insomma lui si definisce un goliarda. Beh, impedire a fare una cosa del genere significa troncargli sì, la vita, insomma. Anche perché significa, non siamo noi che diamo valore alle cose, sono le persone che fanno le cose che danno il valore a quelle cose. A cioè, non possiamo mettersi a farsi dei giudici e dire fanno quello che tu fai non è giusto perché non ha valore. Il valore è la persona, è l'impegno con cui lo fa, è la costanza, è anche, diciamo, tutta l'energia che si mette dentro. Di conseguenza, se la cosa... porta soltanto delle maggiori informazioni, una maggiore manifestazione del pensiero, a noi va benissimo, non possiamo dire fa io questa persona allontanerei un po' perché si comporta in questa maniera o perché ad esempio a questi punti di riferimento o perché ha questi comportamenti o perché ha queste visioni o perché ha una visione culturale diversa dalla mia, no, questo non lo faremo mai. E questo ad esempio a me è sempre dispiaciuto di qualche comportamento, come il comportamento che hanno avuto purtroppo gli amici, io li chiamo ancora, non so se loro saranno disposti, di sottomondo che hanno sbagliato nei confronti nostri, proprio perché loro sanno che la nostra natura è quella di fare le cose alla luce del sole. Se noi facciamo un qualcosa, tutti lo devono sapere e non abbiamo il problema che poi ci sono le pubblicità negative. E questo qui va bene, c'è della gente che fa pubblicità negativa perché lo fa intenzionalmente, perché serve qualcuno, perché servono il Vaticano, perché servono la Chiesa Cattolica, perché sono hanno qualcosa. E di conseguenza, beh, questo lo sappiamo benissimo, noi non avremo mai dalla nostra parte un prete, un vescovo, un cardinale, lo sappiamo tranquillamente che non li avremo mai dalla nostra parte. E di conseguenza, dobbiamo stare qui a cercare di trovare, di fare un discorso che possa piacere a un prete locale, a un parroco, assolutamente. Però è giusto che il parroco sappia che esiste una realtà diversa. Ed è giusto che, ad esempio, alle scuole, noi è giusto che mandiamo nei nostri comunicati, che sappiano che sono delle attività culturali di un certo tipo, perché logicamente non è che si è pagani perché si vive in un certo mondo. I pagani sono dappertutto e si può essere anche della gente che ti è vicina, che non sapevi, che puoi trovare casualmente, cioè nel senso che non è detto che soltanto facendo le cose in una certa maniera tu conoscerai degli altri. Gli altri si presentano nelle maniere più strane, nelle maniere più impensabili. D'altronde noi siamo politeisti proprio perché motivo? Perché sappiamo che esistono più centri, che esistono più punti di riferimento, che esistono più vie, che esistono più percorsi. Il termine politeisti sta a indicare sia i tanti dei, cioè le tante coscienze che ci circondano, sia i tanti modi di essere per percepire il mondo delle singole persone. Cioè polis è plurale, no? Vuol dire molti, ma anche non solo molti come esterno, ma anche molti come soggetti che percepiscono l'esterno. D'altronde polis viene da, anche polis viene da città, cioè nel senso, cioè noi abbiamo colto proprio dell'agora, logicamente l'agora è l'insieme delle diversità di una città, è l'insieme delle manifestazioni delle persone, di conseguenza ogni persona porta un suo contributo, porta una sua realtà, porta una sua dimensione. E questo qui, perché una città funziona? Perché la città riesce a trovare in maniera organica l'accordo con le persone. Quindi, dopo le persone, cosa succede? Succede che vanno a fare anche le pulci, no? E questa è la cosa che dopo succede, no? Io ho preparato il volantino con gli accordi che avevamo preso con la libreria, e con le conferenze, con le date, no? Cioè, completo, meno che le ultime due date per due libri. Sì, ma ecco, inserisco tra l'altro... la libreria Sottomondo ha contestato all'istituto di aver divulgato il calendario delle conferenze, neanche avessimo divulgato chissà quale segreto. E la libreria Sottomondo ha preso il volantino che era stato concordato, vabbè, non lo ha usato e ha preferito fare un'operazione sua e ha fatto un volantino, è un pieghevole in tre, in cui ci sono tre personaggi, cioè c'è la mia conferenza, oltretutto menomata di un libro che dovevo presentare, per cui vista più piccola e più misera di quanto doveva essere. E contemporaneamente ci sono altri due personaggi
che presentano altre due cose, due personaggi diversi che nessuno ha mai conosciuto, nessuno ha mai saputo chi siano. Dove io presento un aspetto della vita, cioè i fenomeni di premorte interpretati da stregoneria e ciò che porta a diventare in eterni nella religione romana, cioè io impegno me stesso, cioè la mia percezione, il nostro modo di essere e quello che è lo sviluppo, il nostro sviluppo ideale. Poi c'è un personaggio che presenta degli inchiostri alchemici e un altro che parla della simbologia del male nell'iconografia. Scusate un attimo, A me non è che piace molto stare con questi due personaggi. Cioè, questi due personaggi sono cose completamente diverse. C'è tutta un'altra cosa. Cioè, io parlo di vita, non parlo di rappresentazione della vita. Perché se voi volete... Anche per inciso Claudio, cioè perché come io trovo giusto, come la Libreria Sottomondo si fa la pubblicità come vuole, trovo giusto che l'istituto vada a diffondere un volantino concordato con loro e un calendario concordato con loro, con i titoli delle conferenze concordate con loro, perché da questo concordato è stato cambiato una virgola. Sì, no, ma... il problema è questo, cioè Claudio Simeone viene qui da 2 anni in questa radio, da 2 anni sta esponendo il suo pensiero insieme a Francesco e insieme a quelli che sono venuti. Tra l'altro anche Davis è venuto in trasmissione, diverse volte in trasmissione. Esatto. Claudio Simeone più che Davis e anche più di Francesco si è beccato una barca di insulti che non finisce più e continuerà a prendersi gli insulti, perché la costruzione del pensiero è la cosa più importante che esista, mentre sto De Bey, sto Pezzella, capito? Io magari sono due geni, indubbiamente, sì. Sono due personaggi strabilianti, non dico di no, ma scusatemi un attimo, gli insulti me li sono presi io. Costruire il pensiero è una cosa faticosissima. All'inizio, quando io cominciavo a parlare, c'erano delle persone che chiudevano la radio, sia perché io non sapevo parlare, anche oggi non so che sia bravissimo, sia perché il peso del pensiero eccetera è pesantissimo. Sì, difatti mi ricordo alcuni ascoltatori che hanno detto le prime trasmissioni che io ho ascoltato sul paganesimo, la stregoneria, mi erano talmente particolari che non riuscivo a seguirle e ho spento la radio. Poi col tempo ho preso abitudine, ho approfondito, ho trovato dei punti di riferimento e vi ho ascoltato. Questo è successo anche per quest'estate, che c'erano appunto delle persone che hanno detto chiaramente, io all'inizio, talmente abituato a una visione culturale diversa, mi sono trovato all'inizio spaesato. Poi col tempo ho capito che siamo delle affinità con quello che io cercavo. Però comunque si cerca di creare un percorso. Il problema reale è questo. Il problema reale è che io, perché sto facendo tutto quanto sto discorso qua, che in fondo tutto sommato non è che me ne freghi più di tanto. Perché non me ne frega più di tanto? Perché la vita continua. Perché se si fa una sfida, se si fanno delle sfide, si costruisce una sfida, poi qualcosa ti va a buca, vabbè, ricominci. Cioè, no, non c'è problema. Io abbiamo fatto tutto questo discorso qua per scusarci con i radioascoltatori. Solo per questo? Con quelle persone che hanno preso permessi di lavoro, che si sono impegnate, che hanno tentato di diffondere anche la notizia che esiste questa conferenza, quelle persone che speravano magari di conoscerci il sabato. Cioè, purtroppo queste persone sono state prese in giro. E la colpa di averle prese in giro non è la libreria, la colpa è mia. Cioè, nel senso che io ho accettato di fare questa conferenza, mi andava benissimo, mi va bene di fare conferenze ancora, però già è successo a Treviso gli inghippi l'altra volta, cioè quello stato gennaio, è successo a Bologna l'altra volta ancora, e adesso si ripete con delle persone vicine, cioè con delle persone su cui un minimo di garanzia la davo, cioè effettivamente per me erano importantissime. Bene, tutte queste persone sono state prese in giro da me. E questo è il punto, cioè nel senso che io non voglio non fare più queste cose, io voglio continuare a fare queste cose e purtroppo succederanno ancora, per cui succederà ancora che tenterò di fare delle cose, o che tenteremo, perché Francesco si sta facendo in 4, per cui scusate se qualche volta parlo in singolare, abbiate pazienza, e tenteremo di farle ancora e qualche volta ci andrà bene e altre volte falliranno. Per cui io chiedo ai radioascoltatori di avere pazienza per tutti i fallimenti che avremo. Questo è importante. E tenere presente che
il mondo che ci circonda, ma anche le persone che ci arrivano, sono sempre educate dal cattolicesimo, sono sempre persone educate che, dal cristianesimo, che tentano di tirarsi fuori, tentano di fare le loro battaglie, però nei momenti di crisi, nei momenti critici, l'educazione ha sempre la prevalenza. Per cui io mi scuso per la conferenza di domani che non ci sarà e per le altre conferenze. Io ho già preparato i testi, ci ho lavorato 15 giorni, ho fermato tutti i miei scritti per riuscire a fare quel lavoro. Vorrà dire che un giorno farò la trasmissione e invece di fare la trasmissione normale terrò la conferenza. Vai pure Francesco. Sì, ecco, possiamo... Ormai la trasmissione ha avuto un andamento un po' diverso, un po' particolare. Adesso io considererei chiuso l'argomento proprio perché... Considererei chiuso l'argomento perché penso di essere abbastanza chiarito. Penso che chiuso la radio che sento meglio. No, meglio che tieni la radio accesa. Sì, no. E mi pare che l'argomento potrei domandare a voi una spiegazione. Dimmi. Il 31 sarebbe la notte di Halloween. Sì. Sì. Esatto. Ecco, potete spiegarmi qualcosa? Perché so che in Puntina America, non so se sia la notte delle streghe. Sì, sì. La notte dei morti anche. La notte dei morti. La notte dei morti. Sì, praticamente c'è una vecchissima tradizione in cui... Sì, di origine celtica. Sordono, diciamo. Ah. Ecco, che dopo è stata presa dalla Chiesa Cattolica, è stata fatta il 2 novembre, i morti... Ah, sì, ho capito. Comunque, guarda che in questi giorni avrei scritto dappertutto, troverai notizie... No, io non trovo niente, guarda, non so neanche che giorno sia perché sono un non vedente e pensavo che fosse oggi il 31, a dire la verità. Ecco, io ora vi ringrazio e vi saluto. La festa di, diciamo, di ogni santi di Halloween è una... È una delle festività considerate basilari della Vicca di origine proprio americana, cioè nel senso dell'ambito anglosassone. Difatti negli Stati Uniti sono due feste che sono fondamentali per il calendario pagano, che sono appunto Halloween e Shamay. Halloween appunto perché è la festa dei morti e Shamay è la festa della primavera o il calendario di maggio, praticamente all'otto di Valpurga, cioè tra il 30 di aprile e il 1 maggio. Anche qui in Italia, ad esempio, in questi ultimi anni i pagani avevano cercato di organizzare Halloween. Quest'anno, per dei motivi tecnici, i nostri amici di Sacre Radici hanno avuto dei problemi personali e chi organizzava il rito non ha potuto organizzarlo. Comunque sono già diversi anni che si tiene. In sostanza, Halloween sarebbe la possibilità di un contatto che poi, insomma... Come si possa quantificare, io ho dei problemi, però a chi si crede, lascio la libertà di credere, con le persone care che sono defunte, cioè praticamente nei rituali di Halloween che io nonostante non creda nella reincarnazione non credo neanche nella vita eterna dei cristiani, come pensano loro, e io ho partecipato perché come pagano mi va benissimo qualsiasi rituale che porti le persone di capire le cose. Sostanzialmente si crea un cerchio sacro, un cerchio magico con il fuoco centrale, ci sono delle danze all'interno e alla fine ognuno, come vuole, con i metodi che vuole, chiama i morti che gli sono cari. Io non ho chiamato nessuno perché non penso che la morte sia come la pensa parte della Vicca, né non penso nella reincarnazione, non credo neanche negli spiriti e di conseguenza io non ho chiamato nessuno, però l'ho lasciato nella massima libertà. E chi partecipava al rituale stregonico del ruolo della Vicca di Shamay, di Halloween potesse farlo. Potrei sapere il cognome di Francesco? Il cognome di Francesco? Scanagatta. Sì. Te l'ho detto? Sì. L'hai sentito? No. Scanagatta. Pronto? Scanagatta. L'hai sentito? Scanagatta. Sì. Grazie. Prego. Buonasera. Buonasera. Vabbè, sarà qualche agente segreto che vuole sapere il tuo nome. Sì, sì. Vabbè. A parte questo qua che sono cavolate, appunto. Allora, strane queste telefonate, veramente denotano la miseria umana che esiste in giro, perché almeno uno mi chiedesse il motivo, io non ho nessun problema, infatti gliel'ho dato. Anche perché non ho nulla da nascondere di conseguenza, ma veramente trovo questo comportamento incredibile. Beh, sorvoliamo. Torniamo sul discorso più fondamentale del corso di Halloween. Di conseguenza all'interno di questo cerchio, le persone hanno la possibilità di fare questo. Poi nel continuo, dai. Vai pure, dai. Sì, sì, no, io ho sentito tutto quello che avete detto, no? Sì. Però a parte il fatto, sì, che
voi ci tenete alla sincerità e alla trasparenza, no? Quindi quello che avete fatto è un po' la dimostrazione che non volete tenere nascosto niente, però io penso che nemici ce ne sono tanti che ascoltano, forse anche un momento fa questa telefonata della signora mi lascia un po' perplesso, perché magari chiede il cognome e il nome, ma vorrei sapere se altrettanto lei sarebbe in grado di dire il suo di cognome e nome. È una domanda retorica. In diretta. Ecco, allora sempre sta gente, cioè alle volte forse io non so se posso darvi un consiglio, ma preferirei che questo tipo di insuccessi, di realtà schifose, perché bisogna dirlo, insomma, vi chiudono le porte in faccia e ve le sbattono sul naso, in modo proprio anche, ho visto in tutti e tre i casi, insomma, in modo veramente, non ci sono giustificazioni, no? Ecco, allora magari se non sarebbe meglio di non parlarne di queste cose. La vita è fatta anche di queste cose, ma... Lo so. Ma no, perché come si può dire, gli insuccessi, anzi io penso che più vi fanno la guerra, perché io quando ascolto anche le vostre trasmissioni, quello che ritengo giusto per me lo prendo e quello che non ritengo sia valido per me, io per esempio dentro tutto quello che dite voi non riesco a starci, no? Però sento che al fondo c'è una volontà di ricerca, c'è un desiderio di mettersi nella situazione migliore possibile di sfruttare questo tipo di vita che abbiamo e dare anche un senso a questa vita. Forse voi lo trovate in questo modo, poi la strada che fate naturalmente magari a voi pare chiara, ad altri insomma un po' meno. Però dico, cioè queste situazioni, queste persone che vi chiudono insomma la porta in faccia, cioè non sarebbe meglio non parlarne, ecco, di queste cose che parlarne, cioè vabbè, prendete atto di quello che è successo, lo sapete voi, magari non so a chi era già preparato per venire alla vostra assemblea eccetera, date anche una spiegazione abbastanza plausibile e tutto si chiude là. No, sarebbe una menzogna. No, cioè non raccontare la menzogna, ma non pubblicizzare insomma tanto la situazione, perché penso che alla fine aumentano, oppure date più forte ai vostri nemici, fra parentesi, o fra virgolette. No. Guarda Marco... Non so, è una mia idea, sai, dopo... No, la tua idea la comprendo. Non so quanto serva questo. Io sono convinto che le cose vanno dette per ciò che sono. E per ciò che sono si esprime quello che si ha dentro. Cioè non si può ingannarci, cioè la vita non è fatta di successi, la vita è fatta di alti e bassi, cioè uno ci prova e gli va male. Ora, sì, ma... se io faccio credere a un altro che la mia vita è fatta solo di successi, io lo imbroglio. No, beh, oddio. Cioè, non voglio mica che parlate di un successo. Sono un apprendista stregone. Capisco, no? Che la... No, io sono un apprendista stregone e faccio le mie operazioni. Però le mie operazioni hanno i successi e hanno i fallimenti. Cioè io non posso far credere a una persona che fare l'apprendista stregone sia un successo dietro l'altro. Sì, ma vedi, dal momento però, vedi Claudio, che anche adesso i signori là che hanno questa libreria a Treviso, no? Dal momento che non si riesce a cavare fuori insomma la verità, no? Del loro comportamento, non hanno, o almeno non hanno il coraggio di dire quello che potrebbe essere anche palese. Insomma, anche se lo avessero li butterei giù il telefono. Cioè, ho capito, ma voglio dire, non si conoscono a fondo queste motivazioni che li spingono a fare queste scelte che sono a dir poco, insomma, vabbè, non giustificabili, però, ecco, voglio dire, questo tutto nascondere, no? Non si nascondono sempre dietro a una verità. Vedi Marco, se io faccio un'operazione di marketing, non era la loro in partenza, però alla fin fine, io ho bisogno di far credere cose diverse. Cioè, siccome le persone del nostro tipo, no? Cioè quelle che si possono avvicinare a noi, sono persone che cercano. E bene o male sono persone che comprano. Capito? Cioè, compri il libro del tizio, del Caio, vai alla ricerca di qualcosa. Se per caso queste persone dovessero trovare qualcosa che trovano, qualcosa su cui cominciare a camminare, rischiano di non comprare più. Voglio essere, guarda che sto diventando cattivissimo, c'è Francesco, sì, ma... vuole ammazzarmi. Cioè, no, ma senso, anche quello, sì. Cioè... Ma ecco, sono quelle conseguenze che io insomma non condivido, non vorrei mai si arrivasse a questo, no? Però vedi,
Quello che sto male è che quando sento queste cose, poi alla fine rimango con la bocca un po' amara, perché mi piacerebbe alle volte sapere veramente cosa c'è sotto a queste cose, no? Cosa ci sono, quali sono le motivazioni? Non potrei mai saperlo. Ci sono soltanto delle persone che hanno inteso fare un'operazione, perché magari avevano già dentro alcune cose che gli rodevano, eccetera, capisci? Può essere benissimo. Ma perché aspettano il momento, insomma, che quasi state perché a fare forse, la conferenza per fare sì, dietro il fronte? In quel momento si sentiva abbastanza forte per farlo, o aveva la scusa abbastanza forte per rompere. Cioè, è come un rapporto amoroso, no? Mm. Dove il rapporto ormai non c'è più, però i due amanti stanno ancora insieme perché non sanno come lasciarsi. Poi un giorno sta qua lì, non so, butta un po' di caffè per terra e c'è la rottura, no? Però non è il caffè per terra, è semplicemente il pretesto, qualcosa è il pretesto. Che si è costruito un po' alla volta. Vabbè, cosa volete? Comunque guarda che la vita va avanti. Ostia. Ecco, una cosa che Marco mi ha dato la possibilità, purtroppo è tutta la linea, di spiegare anche Halloween. In pratica Halloween è anche la festa dell'abbandono, cioè nel senso, quando si compie nella stregoneria rituale di Halloween, serve anche ad abbandonare le cose che non si vogliono più o che si vogliono lasciare stare. Difatti all'interno del cerchio magico di Halloween esiste la possibilità per chi vuole, dice se uno porta un oggetto, porta un qualcosa che vuole abbandonare, scava con le mani nella terra e abbandona questo oggetto. Praticamente Halloween per la stregoneria, per la vita contemporanea, rappresenta la possibilità dell'uomo di abbandonare un qualcosa che lo fa soffrire, un qualcosa che gli nuoce o un qualcosa che non gli ha più significato. Ed è all'interno difatti... All'interno appunto del rituale stregonico di Halloween si dice chiaramente se c'è qualcuno che vuole abbandonare le cose, le abbandoni in questo momento, perché questo è il momento di abbandonare le cose. Ma non viene chiesto alla persona cosa abbandoni o perché lo abbandoni, perché è la persona che dà il valore dell'abbandono, il significato dell'abbandono della cosa. E infatti c'è chi sceglie, ad esempio, di sotterrarlo vicino al fuoco, o chi di bruciarlo, e nessuno ti chiederà mai in stregoneria perché hai fatto questo, perché hai voluto abbandonare qualcosa. E nessuno ti chiederà neanche cosa hai abbandonato. Cioè, quello che conta è la volontà della persona di riconoscere un qualcosa che non gli è più utile o che gli è dannoso e che voglia abbandonarlo. E difatti, come bilanciamento, cioè praticamente Halloween rappresenta per la stregoneria moderna l'abbandono o il lasciare le cose. Al contrario, noi abbiamo Shamayin, Kalend di maggio, noto di Valpurga tra il 30 di aprile e il 1 maggio, che la richiesta di avere qualcosa di più, di ottenere qualcosa, di chiedere un qualcosa, di aumentare le cose. Difatti appunto a Shamayin si dice cosa desiderate di più, cosa volete di più. E difatti come Shamayin è la festa della gioia, l'autunno, Halloween, rappresenta per la stregoneria il discorso anche del dolore, del distacco e di conseguenza come c'è il distacco di chi è morto con noi, cioè che non partecipa più alla nostra vita biologica, c'è anche il distacco delle cose. E il distacco può essere anche doloroso perché appunto è necessario, e lì si dà la forza all'interno del cerchio magico di Halloween, la vicca lo considera fondamentale proprio per dare l'energia a tutti, che tutti quanti possono fare questo. E l'abbandono che avviene sempre su invito di chi della strega o dello stregone che conduce il gioco, però non passa tramite di lui, è la persona che compie il gesto. Non gli viene detto come farlo, ognuno lo manifesta con la propria sensibilità, ognuno lo manifesta col proprio desiderio o con la propria forma, e nessuno va a codificare queste forme, cioè nessuno viene detto tu devi abbandonare un qualcosa che non ti piace in questa maniera, dicendo tu puoi dire le cose o non dirle. No, ognuno lo fa come vuole, e questo è un rituale che vale per tutti, e tutti riconoscono la validità. Non c'è un sacerdote che ti dice tu devi fare questo per abbandonare una cosa che non vuoi. E questo è il rituale fondamentale per la considerazione che ha la stregoneria per la vita di Halloween. Logicamente poi esiste anche l'Halloween commerciale, esiste l'Halloween utilizzato per fini speculativi, per vendere nuovi prodotti, per creare nuove feste, ma per la vita contemporanea questo ha un significato ben diverso, insomma. Va bene, senti. Detto questo, penso che tutti abbiano capito che la conferenza sabato 31 non ci sarà. Spero che i radioascoltatori abbiano capito che la conferenza il giorno 31
non c'è la conferenza il giorno 31, devo dirlo ancora. No, spero che sia chiaro che non vadano inutilmente, che non sì, vadano esatto. per niente in libreria, ecco, tutto qua. Infatti io torno a ripetere quello che abbiamo detto, la metto solo per verso chi si era impegnato e chi era interessato. Ricordo che martedì è uscito un articoletto, non so chi lo abbia commissionato, eccetera, sulla Tribuna di Treviso, in cui si diceva che in libreria ci sarebbe stata la conferenza, fra le altre cose oltretutto, per cui penso sia stata la libreria, però non c'è, per cui dopo la libreria si arrangerà con le persone che arriveranno. Sono responsabili delle loro azioni. Naturalmente la libreria dirà il relatore non è venuto, il relatore non si è presentato, vabbè, penso che andrà così, vediamo un attimo. Sì. Sì, beh, ricordo il numero telefonico del 049 700 700. Ascolta, sono la Tina di Abano. Ciao Tina. Ciao. Mi ricordo sempre. Ciao Claudio, ti ricordi? Sì, abbiamo mangiato assieme, cioè uno bravo, ci sarai il 15.